Eravamo arrivati a denunciare la legge di rifrazione o di Snell Cartesio. Avevamo detto che il prodotto fra l'indice di rifrazione e il seno dell'angolo compreso fra il raggio luminoso nel mezzo e la normale deve essere costante. Quindi questo significa nella nostra figura che N1 per il seno di alfa I è uguale a N2 per il seno di alfa T. Ok? Quindi l'indice di rifrazione del mezzo 1 per il seno dell'angolo di incidenza è uguale all'indice di rifrazione del mezzo 2 per il seno dell'angolo di trasmissione. Allora, vi faccio notare che se noi invertiamo la direzione di propagazione dei raggi, queste leggi che cosa ci permettono di dire? Ci permettono di dire che se questo è l'angolo di incidenza, allora questo raggio naturalmente non c'è, perché l'analogo deve essere questo. Bene. Mentre questo qui diventa l'angolo di trasmissione e il raggio si propaga così, cioè vale quello che si chiama principio di reciprocità dei raggi luminosi. Il raggio, se tu hai un raggio incidente, il raggio rifratto, se il raggio rifratto lo vedi come raggio incidente, allora il raggio incidente diventa raggio rifratto. È chiaro? E questo naturalmente uno dice sì, è intuitivo, certo, ma deriva proprio dall'applicazione di questa formula. Perché vedete che c'è indice di rifrazione del seno del raggio 1, che io ho detto raggio incidente, ma devo dire raggio 1, è uguale a N2 per il seno del raggio 2, che è in questo caso qui di rifrazione. Va bene? Allora andiamo a fare un sanity check a questa formula. Certo. Ma dove sei stata fino adesso? Ah, è vero, sei arrivata dopo. È così. Brava, hai ragione, adesso l'esterno. Bene, allora andiamo a fare un controllo di questa formula. Allora, attenzione che noi in laboratorio, quando andremo la prossima settimana, sperimenteremo questa legge di Snell-Cartesio, cioè cercheremo di dare in qualche modo una dimostrazione basata sull'analisi sperimentale. Allora, riprendiamo la formula N1 seno di alfa I uguale a N2 seno di alfa T. Se volete, in base a quello che abbiamo detto, sarebbe forse meglio chiamarlo N1 seno di alfa 1 uguale a N2 seno di alfa 2. No? Poi sarebbe meglio chiamarla in questo modo. Siamo? Allora, adesso uno dice, va bene, andiamo a calcolarci il seno di un angolo da questa formula. Per esempio, calcoliamoci il seno della rifrazione. Seno di alfa t uguale a N1 su N2 per il seno di alfa I. Allora, non è che noi diamo ad N1, a N2 e ad alfa I dei valori e automaticamente abbiamo l'angolo alfa T. Quando riusciamo a trovare un angolo alfa T, secondo voi, in base alle vostre conoscenze profonde di trigonometria? Questa equazione qui è sempre risolubile, deve essere minore o uguale a 1. Cioè, se questo è, diciamo, minore di 1, deve essere minore o uguale a 1, se questo è minore di 1, va bene, noi abbiamo il fenomeno della rifrazione. Allora, esiste il fenomeno
della rifrazione, no? Perché dal punto di vista della trigonometria esiste l'angolo alfa. Ragazzi, qui poi non abbiamo nemmeno nessuna ambiguità con il seno, perché sappiamo che dobbiamo prendere l'angolo acuto, no? Perché l'angolo formato dal raggio con la normale, cioè dall'altra parte, comunque è sempre acuto l'angolo. Invece, se N1 fratto N2 per il seno di alfa i è maggiore di 1, non c'è rifrazione, allora c'è solo riflessione, e questa riflessione si chiama riflessione totale. Ok? Quindi cerchiamo di scriverlo bene in modo da poterlo poi applicare negli esercizi che farete fra poco, diciamo. Scusami, diciamo, scusate, sono un attimo così. Ok, dimmi. Allora, lo scriviamo, adesso lo facciamo per bene. Allora, se N1 fratto N2 seno di alfa i è minore di 1, allora c'è rifrazione. Abbiamo detto prima, quando tu non c'eri, che la riflessione c'è sempre. A meno che non venga completamente assorbito, no? Per esempio, in un buco nero, un raggio. Non, ok, quindi c'è riflessione, c'è rifrazione e naturalmente rifrazione, riflessione. Se invece N1 fratto N2 per il seno di alfa i è maggiore di 1, allora non c'è rifrazione. Ragazzi, dovete consegnare, quelli che stanno facendo il compito di recupero. E si parla appunto di riflessione totale. Ok? Allora, andiamo a studiare un attimo, ancora da un punto di vista matematico, la riflessione totale. Allora, prendiamo questa relazione qua e proviamo a ricavare seno di alfa i. Seno di alfa i è maggiore di N2 fratto N1. E allora che cosa capisci? Capisci che per soddisfare questa disequazione, che cosa deve succedere? Se no, diventa un compito di recupero da 2 ore. It's not possible. Non ridere. Scusa? L'ora di ieri a quest'ora. Che ore sono? È 22. 10:22. Però chi fa il compito intero va avanti. Che succede? Devi fare addizione, scusa. Dai, 2 minuti, dai, veloce, veloce, dai. Allora, adesso guardando questa relazione, quando questa relazione è possibile? Quando il seno dell'angolo di incidenza può essere maggiore di N2 fratto N1? E guarda che il seno è maggiore di 1, maggiore di N2 fratto N1. Quando N2 fratto N1 come deve essere? No, ragazzi, non ci sono valori negativi, siamo in geometria elementare, angoli, triangoli acuti, eccetera. Quando? No, ragazzi, qui state facendo riflessioni filosofiche. Allora, scusate,
Guardate questo da un punto di vista matematico. Quando è possibile che il seno di un angolo sia maggiore di un numero? Quando il numero com'è? Com'è questo numero? Minore di 1. Quindi questo è possibile quando n2 fratto n1 è maggiore di 1. Cioè n2 è maggiore di n1. È giusto questo? No. Ho detto una cavolata. Quando n2 è minore di 1, cioè quando n2 è minore di n1. Questo che cosa vuol dire da un punto di vista poi fisico? Vuol dire questo, cioè il fenomeno della riflessione totale è possibile quando il mezzo del raggio incidente ha un indice di rifrazione maggiore del mezzo del raggio trasmesso. Ok? Quindi ricordatevi che è possibile il fenomeno della riflessione totale, la dovete citare per noi, perché poi facciamo esercizi su questo. Quindi si ha il fenomeno della riflessione totale quando il raggio incidente è in un mezzo con indice di rifrazione più alto. Vedete, n1 è maggiore di n2. Quando l'indice di rifrazione del mezzo in cui si ha il raggio, diciamo, incidente è, ha un indice di rifrazione maggiore. Ok? Lo ripeto. Se l'indice di rifrazione del mezzo in cui si ha il raggio incidente è maggiore, si ha il fenomeno della riflessione totale. Ok? Maggiore dell'indice di rifrazione dell'altro mezzo. Allora, cerchiamo di fare un esempio. Vediamo se avete capito. Supponiamo di avere aria, mare. Allora, secondo voi l'indice di rifrazione dell'aria è maggiore o minore di quella del mare? La velocità della luce è più veloce nell'aria o nel mare? E quindi l'indice di rifrazione dell'aria è minore del mare. Supponete che il nostro caro amico GB e FF vadano al mare. Questo qui è FF e questo è GB che sta nuotando. Secondo voi FF con la sua torcia magica può mandare un raggio luminoso per cui sia il fenomeno della riflessione totale, cioè per cui questo raggio non è in grado di entrare nel mare? No, perché? Perché l'aria è un mezzo che ha un indice di rifrazione più basso. Ok? Adesso prendiamo il nostro GP invece che sta nuotando e con la luce cerca di illuminare il suo amico FF. Allora, quindi questo qui è il mare, questo è N1, questo è N2 e questa è l'aria. E abbiamo il nostro sommozzatore, no? Esperto, che punta la luce. Anche disegnare, scusate. Andiamo dall'altra parte, va? Abbiamo il mare, l'aria, che abbiamo N1, che abbiamo N2. Adesso puntiamo il nostro raggio luminoso in questo punto. C'è un certo angolo di incidenza, θi. Ora, che cosa succede?
Succede che noi abbiamo detto che si ha il fenomeno della riflessione totale se, andiamo nella pagina precedente, se N1 fratto N2 è il seno di alfa i, questo angolo lo chiamiamo alfa i, è maggiore di 1. Cioè, se il seno di alfa i è maggiore di N2 su N1. Bene. Allora, di qui nasce un angolo che si chiama angolo limite, che indichiamo con alfa L, che è dato da N2 fratto N1. Se io prendo il raggio luminoso incidente in modo da formare l'angolo limite, se rifate i conti, voi vedete che l'angolo alfa t diventa di 90 gradi. Quindi questo vuol dire che se voi aumentate l'angolo alfa i, cioè se alfa i è maggiore di alfa l, non c'è rifrazione, ma solo riflessione. Ok? Quindi, puntando, cioè, essendo immerso sott'acqua, puntando la torcia con un angolo maggiore dell'angolo limite che è uguale, il cui seno è uguale a N2 fratto N1, noi non abbiamo il fenomeno della rifrazione, ma solo il fenomeno della riflessione. Mentre invece al di sotto dell'angolo limite avevamo il fenomeno della rifrazione. Ci siamo? Devo fare, facciamo un piccolo formulario, dai. Allora, N1 maggiore di N2, allora alfa L, allora il seno di alfa L uguale a N2 fratto N1, se alfa I minore di alfa L si rifrazione, se alfa I maggiore uguale di alfa L no rifrazione, solo riflessione totale. Ripeto, N1 maggiore di N2. Si chiama angolo limite l'angolo il cui seno è uguale a N2 fratto N1. Se l'angolo di incidenza è minore dell'angolo limite, si ha rifrazione. Se l'angolo di incidenza è maggiore o uguale dell'angolo limite, non si ha rifrazione, ma solo riflessione totale. Adesso la lezione si chiude e vi do una serie di esercizi. Quegli esercizi, ragazzi, sono elementari, sono quelli che faccio in seconda e quindi dei trigonometristi esperti come voi dovrebbero essere in grado di farlo. Comunque sono a vostra disposizione.